Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi vorrei farvi la recensione del Palace MFX, un seggiolino auto che abbiamo comprato qualche mese fa, più o meno circa 3-4 mesi fa. È un seggiolino del gruppo 1-2-3, significa che va bene dai 9 kg a oltre, finché il bambino deve usare il seggiolino, quindi finché ha un tot di chili, teoricamente 18 kg. In realtà non so se vi siete aggiornati un pochino con le ultime leggi, c'è una nuova legge che dovrebbe essere uscita quest'anno e va a integrare quella vecchia, integrare e non sostituire attualmente, ma che probabilmente andrà a sostituire in futuro, in quanto la legge attuale regolamenta tutti i seggiolini in base ai chili dei bambini. La legge nuova va a regolamentare l'uso attraverso i centimetri di altezza dei bambini, che secondo me in realtà è molto più sensato. Io per esempio ho una bimba molto alta ma molto magra e quindi teoricamente, se devo andare a vedere, io dovrei usare ancora il gruppo 0 più, non sarei neanche nel gruppo 1 perché mia figlia non pesa ancora 9 kg, ne pesa 8,5, però è talmente alta che nello 0 o 0 più la testa ormai esce dalla testata del seggiolino e quindi non va più bene. Quando abbiamo visto questo tipo di crescita, abbiamo cercato appunto un seggiolino che potesse durarci nel tempo, dei soldi da investire praticamente, non un seggiolino del gruppo 1 poi da cambiare, gruppo 2 eccetera, perché comunque io credo che la sicurezza in auto sia fondamentale di questi tempi. Abbiamo comprato Cybex come marca, l'abbiamo scelta in base ai crash test, abbiamo guardato essenzialmente qual era la marca più sicura e quale modello. Poi vi lascio il link comunque sotto del sito svizzero, che è quello a livello praticamente mondiale che fa questi test tutti gli anni e che certifica quali seggiolini sono migliori rispetto ad altri in senso di sicurezza. Ovviamente poi uno può dire comodo, scomodo eccetera, ma penso che la cosa fondamentale sia la sicurezza del bambino. Il seggiolino, come vedete, è un pochino diverso rispetto agli altri in quanto ha questo cuscinetto davanti e non le cinghie che passano a livello scapolare, che si chiudono poi a livello inguinale. Questa è una scelta anche che abbiamo fatto in quanto notavo che mia figlia si sentiva un po' costretta nel seggiolino precedente. Questo cuscinetto può sembrare un po' oppressivo, in realtà fa parte solo del gruppo 1, una volta che supera teoricamente quel tot di chili non ce ne sarà più bisogno e si userà la cintura, diciamo, classica e basta. È come se il seggiolino diventasse un rialzo con uno schienale a protezione e usa semplicemente la cintura della macchina come gli adulti. Il dubbio era se le potesse piacere o no, se si potesse sentire un po' costretta eccetera. In realtà abbiamo visto che, a parte un diciamo non un rifiuto ma un po' di contrasto all'inizio, perché ovviamente era tutto nuovo, lei non era abituata a questa cosa, poi in realtà funziona molto bene. Lei capita che magari si addormenta un pochino in avanti e si appoggia, oppure che lo usa per appoggiare il suo giochino, insomma non pare più assolutamente infastidita da questa cosa, quindi io sono in realtà molto contenta della scelta che abbiamo fatto. Non ci è capitato di avere incidenti in macchina, in caso succedesse, come per tutti gli altri seggiolini è indicato cambiare seggiolino. Il prezzo da negozio sarebbe sui 332 euro, su Amazon si trova, in base all'offerta, al colore eccetera, anche a 279, quindi sicuramente un buon prezzo per la qualità del seggiolino. Per quanto riguarda il tessuto, devo dire che ci siamo trovati molto bene, in quanto io, sbagliando inizialmente, non ho comprato anche la fodera per il seggiolino, ci ho pensato dopo. Ovviamente nel mentre che sono arrivata a pensare questa cosa, l'ho ordinata, è arrivata a casa, mia figlia aveva già sporcato ovviamente il seggiolino,
perché è capitato che bevesse in macchina un succo perché eravamo di fretta e quindi è andato un po' in giro e ha sporcato. Come l'ho pulito? L'ho pulito semplicemente con bicarbonato e aceto e poi l'ho asciugato, passato con una pezzetta umida, poi asciugato col fono, è venuto benissimo, non si è visto più né macchie né niente e quindi anche da pulire è molto facile. Per quanto riguarda la testata, quindi a livello del collo è mobile, però allo stesso tempo si vede che è molto solida. Ha gli attacchi ISOFIX, esiste anche Pallas M, non FIX, il Pallas M, che è possibile legarlo tramite le cinture, quindi anche per le macchine un po' più vecchie che non hanno ISOFIX. Io consiglio sinceramente ISOFIX, ovviamente, perché dà più stabilità per quanto riguarda la sicurezza, però se ovviamente uno non ha la macchina adatta è comunque un buon seggiolino, assolutamente. Ha questi speroni, io li chiamo laterali, che uno può aprire o chiudere contemporaneamente o solo uno. È consigliato aprire quello vicino alla portiera, ovviamente, diciamo dalla parte della carrozzeria della macchina, che attutisce notevolmente e ulteriormente il colpo nel caso di incidente laterale, eccetera. Io devo dire che è un seggiolino che appunto è assolutamente promosso da parte mia. È vero che non ho fatto incidenti in macchina, spero di non promuoverlo mai da quel punto di vista, di non provarlo mai. La fodera l'ho trovata su Amazon per un prezzo di 52 euro. Mi sembra abbastanza buona, si adatta bene, e vi lascio tutti i link sotto, c'erano anche altre diverse fantasie, non è marca Cybex la fodera, però assolutamente secondo me vale la pena, anche perché se uno investe dei soldi in un seggiolino così, proteggerlo forse appunto bisognerebbe pensarci anche un po' prima. Io spero di esservi stata utile, per qualunque domanda lasciate pure un commento, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Ciao a tutti!